Bene, rieccoci qui, scusate il disguido, per chi se lo fosse perso, avevo avviato il gioco, ma cioè ho avviato la diretta, ma Metaslag non era centrato, non so perché, non me l'ha mai fatta questa cosa, speriamo che non sia qualcosa del MAME, visto che c'è una risoluzione differente, comunque, va bene. Metaslag 2, nella prima stagione abbiamo coperto l'1, che gioco di Nazca Corporation, il primo, che ha questa software house con alcuni reduci della Irem o Irem, che siano infatti già esperti di giochi come Gun Force, che prendeva molto, Gun Force, ma soprattutto Gun Force 2 della Irem, ha molto di quello che noi abbiamo visto poi sul primo Metaslug. Ma, come al solito, maglietta che metto una volta l'anno, praticamente, no, l'ho messa anche qualche giorno fa. Invece il 2, attiviamo il nostro. I nostri appunti, che in verità, cioè, è un classico gioco che conosciamo tutti, ma ci potrebbe essere qualcosa che ci sfugge. Adesso lo andiamo subito a capire. Perché siamo nel 98, se non sbaglio. Adesso vi ho lasciato con questo bezel molto tranquillo che fa vedere appunto tutti i programmi. Così, poiché ultimamente poi stavo giocando a un clone di Metaslug che è Mighty Goose, che si rifà molto sia come design del carro armato o anche gameplay ai classici Metaslug. Bene, vado un attimo su questo menu. Sì, esatto, sono nel 98, c'è una sua. Abbiamo Metaslug del 2, è uscita anche una versione con alcune cosette in più, che è l'X, quello che hanno giocato tutti, ce l'avete tutti per PlayStation, non so sicuro, anche masterizzato, soprattutto masterizzato, eccetera, eccetera. Il 2 liscio per PlayStation, sai che non l'ho mai visto. Cioè, sicuro esiste, ma poi va bene, le versioni PlayStation, come mi ho già ricordato l'ultima volta, cosa succedeva? C'erano anche dei caricamenti in dei punti strani, eccetera. Non mi va la chat di Twitch. Goldi. Ah, ok, troppo tardi, l'ho detto ad alta voce, vabbè. Niente di un disguido tecnico. Però in teoria la chat ci dovrebbe essere invece la mia, giusto? Sì. Ok, no, perché oggi mille problemi. Mille problemi. Allora, ok, no. Torniamo invece all'altra situation. Versione modificata, leggiamo la trama del 2, perché la trama dell'1 vi ricordate che c'erano Morden, che era questo dittatore ribelle, cioè si è ribellato al governo perché in un bombardamento gli era venuto a mancare il figlio, e quindi hanno mandato. E no, aspetta, i Metaslug di chi erano? Erano di lui. Lui stava sviluppando questi Super Vehicle 01, e Marco e Tarma erano stati mandati a rubarli, no? Invece nel 2, il generale Morden, sentiamo, questa non me la ricordo la storia del 2. Antagonista sin dal primo titolo, in realtà ancora vivo, va bene. Vabbè, qua spoiler a livello finale che già sapete. Tarma, sì, best player. E qua abbiamo altri due personaggi, adesso spiego. Vabbè, ha stretto un'alleanza con i marziani, vabbè, ma non penso che l'abbiate giocato tutti, quindi proprio. Dai, cioè, insomma, chi è che non ha mai finito Metaslug 2? Allora. E vuole vendicarsi sui nostri eroi, vabbè. Sta ancora una volta la squadra Peregrine Falcon, infatti Falchi Pellegrini, che è la squadra di Marco e Tarma, a salvare il mondo, bla bla bla, in un'insurrezione. A questi due si aggiungono Harry e Fio dell'unità Sparrow, se è vero, della unità Passero, no? Infatti mi ricordavo. Inoltre Marco e Tarma, protagonisti del primo episodio, hanno ricevuto l'ordine di ricercare indizi del luogo alieno da visitare, sparsi in diverse aree del mondo. Vabbè, ma qui Marco allo stesso tempo suggerisce a Tarma di trovare tracce in un villaggio arabo nei pressi di Dubai, infatti il primo livello, e andare consecutivamente in Egitto, in un'antichissima piramide, a cercare oro per i fondi della caserma stessa. Quegli stessi fondi devono infatti essere usati per l'acquisto di armi e cibo. Dopodiché Marco e Tarma, insieme a Harry Fio, si dirigeranno verso il freddo Vietnam, dove hanno localizzato la zona dove si trovano Morden e gli alieni, che sarebbe i livelli, sono le battute finali, no? E poi vabbè, non spoiler, c'è anche la citazione Independence Day che adesso vediamo, eccetera, eccetera. Modalità di gioco, voglio dire se c'è qualcosa di. Vabbè, nuovi veicoli, abbiamo il Camel SV Camel, Super Vehicle Camel, che è un cammello con il mitragliatore classico di tutti i Super Vehicle. Poi sai come si chiamava invece l'aeroplano? C'è un nome specifico.
Dov'è che l'avevo letto prima? Nuove caratteristiche. Ah sì, vabbè, abbiamo Fio che si chiama Fiolino Germi, è di Genova, l'ho anche disegnata con tutte le sue caratteristiche. Genovese di grande tradizione militare, visto che la madre non poteva avere altri figli, è sempre stata amata dalla famiglia, ma è stata arruolata dagli Sparrow, lei spera che un giorno diventare medico, eccetera, eccetera. Lei comunque è apparsa anche in King of Fighters Maximum Impact, insomma, queste robe qua. Erika Asamoto, un'orfana giapponese esperta di esplosivi, prima fu reclutata dai servizi segreti, poi stanca degli assassini e degli intrighi, entrò nei Sparrow, perfetto. Sì, qua poi dice trasformazioni dei personaggi, sì, qua puoi diventare grasso, eccetera, eccetera. Siamo già 5 minuti, dobbiamo giocare, basta queste intri prolissi, come chi sapete voi, no? E, nuove armi, c'è la laser gun. AP Shell sarebbe Armor Piercing, sarebbe il cannone che va dritto anziché fare la palombella del carro armato, quindi del Super Vehicle 01 che qui abbiamo. Firebomb sono le Molotov che fanno un'ampia area in questo senso. Nuovi veicoli abbiamo detto, il Camel Slug, ok, Slug Flyer che appunto è una citazione al VTOL che è l'Harrier. L'Harrier è quell'aeroplano che c'è anche su Metal Gear 2 per chi ci ha giocato, insomma, che riesce a stare sospeso in aria senza andare dritto in un'altra direzione, no? Tipo un elicottero perché ha delle turbine a reazioni verso il basso, adesso non lo so. Slugnoid è quella specie di bipede con i due mitragliatori. Va bene. Detto questo, giochiamo, basta. No, prima di togliere la pausa, mettiamo un bezel. Questo l'avete visto, sì, tanto voi ce l'avete già messo. Quale mettiamo? Ops, stavo facendo un bordello. No, no. No, no. Non ce n'è uno carino? Questo. Oh, dà troppo fastidio. Fa vedere com'è da voi. Voglio vedere un attimo com'è da voi. No, troppo piccolo. Troppo piccolo, giochiamo al classic, dai. Tanto questo non si capisce anche meno, dai, standard 4 terzi e passa la paura. Tolgo la pausa, intro del Neo Geo in teoria. Dopo ROM check. Spero audio si senta molto bene. Bellissimo. Allora, sì, qua parte l'intro. Allora, vado sull'app un attimino. Ma dove posso, scusa, aprire la mia chat un attimo? Ah, ok, gestione streaming, perfetto. Ah, devo ringraziare Droid Bishop, quindi che, cioè, un nickname di tutto rispetto, perché giustamente, chi è l'androide Bishop? Che, se avete visto Alien, insomma. Poi come si chiamava lui l'attore? Bravissimo, ah, cavolo, mi sfugge, sarebbe stata una bella chicca ricordarlo, ma non mi ricordo. Che lui ha fatto anche un'apparizione dove? Su Spaceball ha fatto la parodia, mi pare di sì, che dell'alien che riesce, che c'è la ranocchia, vabbè, andiamo avanti. Musiche atomiche, vedi, stavolta SNK Corporation, non più della Nazca Corporation, vai, let's go. Poi qua ci sono delle soundtrack che rimaste nella storia, quindi noi abbiamo sempre tre tasti. Il Neo Geo ti fa settare sempre ABCD, però vedi, molti giochi C e D non si usano magari in quelli più semplici, però Metal Slug fino a 3 ci arriva. Io prenderei Fio proprio per orgoglio italiano, vabbè, IB per fare il fronte all'attacco, detto anche Metal Slug Attack che sacrifica il nostro veicolo.
Comunque siamo già nel 98, siamo su Neo Geo, quindi c'è cioè, sprite incredibili, comunque stile grafico di Metal Slug veramente impareggiabile. Fio! Ma non dice il nome. Non mi ricordo se c'era qualche segreto, però vedi, fai le ore, mi aveva da piccolo, dava fastidio saltare perché volevo ricoprire tutto il deserto di Orme. Scroll del parallasse, piccolo rallentamento, ma forse è tutto normale. Allora, adesso la vi come la gufo da solo. Io di solito, ecco, già ho sbagliato. Non ho preso la heavy machine gun. Quando registro c'è sempre un calo di performance. Oh, e basta, un po' mi ha stufato. Però io di solito, l'ultima volta che sono stato in sala giochi dove c'era, riesco ad arrivare al mostro del secondo livello senza, non dico senza mai morire, però almeno con un CC, con un credito. Ce la gufiamo, già non ho neanche il heavy machine gun, quindi. Questi hanno l'animazione particolare che si distruggono. Oh, thank you. Ok. Ma lui è quello della famosa Kamehameha. C'è un po' di rallentamenti, non so se. Però tanto è la versione meglio emulata che c'è. No, vabbè, dai, è abbastanza fluido. Perché, ma no, veramente rallenta. Rallenta parecchio, eh. Qua non rallentava nella versione. Cioè girava meglio sul mio computer del 94, cioè del 96, impossibile. Ma questo gioco è del 98, quindi. No vabbè, comunque è di quel tempo. Ah, quindi noi emulavamo un gioco appena uscito, adesso sì. Se colpisci il rosso, in sequenza vengono distrutti tutti gli altri licori. Questo è il boss che dopo viene cambiato. A me piaceva giocare il 2 liscio perché almeno c'erano i boss nuovi, se no qua c'era un boss riciclato dal quinto livello dell'1. No, ho sbagliato! Ho fatto il Metal Slug Attack. Sono oggi veramente incredibile. Tra l'altro uno mi ha scritto un commento un po' cattivo l'altra volta, vero? No, ho sbagliato tasto, che stupido. Vedi, alla fine me la so portata. Vabbè, era quasi morto, vabbè. Perché per un attimo non riuscivo a capire dove erano le bombe, invece le ho messe sul tasto sotto. Vabbè, comunque si fa per giocare, non mi interessa, fa chissà cosa. Comunque puntata molto, molto importante questa Metal Slug, una volta l'anno si deve portare, come c'è la puntata fatta al Fury, la puntata Metal Slug ci sta. Tra l'altro pensavo che il personaggio di Smash Bros. Dell'SNK, quando ancora si era liccato solo. Qua c'era il trucco dell'occhio. Non te ne dava tanti? No, vabbè, non interessa.
se tu fai così, poi prendi lo sacchiotto, prendi più punti, vabbè. No, adesso sembra abbastanza fluido. Cioè, mi dispiaceva. Quindi, vabbè, ogni tanto ci so qualche problemino. Cerco di portare al meglio così quello che si può. Heavy machine gun. Pensavo ci avesse quello che... Perché dopo c'è la mummia che rotola. Loro hanno le ragazze del Team Sparrow, hanno animazioni differenti. Tipo loro, a parte che hanno una pistola a tamburo. Però non c'erano le firebomb, solo su lì. Eh no, eccole infatti. Comunque Mighty Goose consigliatissimo. Si platina anche easy, vabbè. Non me ne frega niente, no? Comunque, come c'è una nuova ricrescita di questi sparatutto, anche picchiaduro scorrimento in questi tempi, che è una cosa positiva, vuol dire che sono dei generi che non moriranno mai. Porca miseria, per guardare la chat non ho preso lo shotgun, ma poco ci interessa. Qua c'è il secret? No. Infatti era qui, nell'occhio era il segreto. Poi dinamite, sì, l'esploratrice muore. Perché qua mi devo ricordare la hitbox delle piattaforme che qua ci sono, dopo più avanti, quanto è bella l'animazione del flame shot. Dai, lo proviamo a prendere il segreto, sì, ma tanto che ce frega. Tanto mica dobbiamo fare i record. Proviamo a prendere il segreto, quello del genio. Che in sala giochi me l'ha fatto vedere un tizio. Oh, ma te lo sai prendere quello? Ci proviamo. Non mi ricordo, non è che già l'ho saltato, no. Ah. What? No, era qua sopra. Infatti vedi che c'è un cartello sopra alla statua del cane a destra di Anubi, in teoria, non lo so. Vabbè. Perché tu da qui non vai subito su, ma salti. Ecco, vabbè. Ce l'ha giù, era giusto per vederlo. Ah, tu arrivi qui. Ti dice di tornare indietro, ma tu non torni indietro. Fai il salto all'ultimo. Spari. C'è il genio. Allora, se la prendi adesso, prendi pochi punti. Devi aspettare che appaia il genio. E ti dà tutti sti puntarelli. Però adesso, se cadi giù, muori. Quindi devi fare il percorso a ritroso. Dai, sono contento che l'abbiamo visto, non, in sala giochi non lo provo mai. Ecco, la hitbox, proprio all'ultimo devi saltare, infatti ho sbagliato la prima volta, ma ci sta, va bene. Non ci so quelli con gli insetti, io so solo sull'X. La pozione serve per tornare normali, ma qua io non spiego niente, già lo sapete già tutto. Penso ci hanno giocato anche quelli a chi non ne frega niente dei videogiochi, per conto. Sto slow motion quasi, no vabbè, comunque scatta troppo, non era così. Quest'anno è la versione migliore che ho trovato, tanto c'ho un mame buono. Ah, un po' c'era il pipistrello da 30.000.
Io arrivavo qui senza morire, comunque con un credito ci siamo arrivati, morendo, vabbè, una volta perché ho sbagliato tasto e una volta, vabbè, che poi, che non vuol dire niente, tanto uno se sbaglia sbaglia, quindi... Questo è lo Slugnoid, bellissimo, mecha design, bellissimo. Ma perché non l'ho cliccato mentre... Allora, calmi. Aspetta, qua devo passare di qua. Oddio. Ma vedi, no debt si fa easy, poi ci sono anche due volte che spreco il veicolo perché faccio salto e attacco insieme, invece volevo fare salto e la bomba, che lo Slugnoid c'ha questo proiettile che va verso il basso. Oh, comunque 1cc, primi due livelli ce li facciamo sempre. Però adesso comincia a essere tosta. I livelli su, a quanto mi piace l'animazione di questo quel giornale che muore, cioè, boh, c'ha delle animazioni sto gioco è veramente incredibile. Sta pixelato, veramente, che poi a me non piace chiamarla così perché pixelato tipo ci sono, vabbè, i più giovani pensano che ogni roba è così, è pixelato, no, questo era come si faceva una volta, sono dei disegni fatti coi pixel. Sì, che alla fine uno può chiamarla come mi pare. Però quando uno mi dice ho giocato un gioco in pixel art, io dico ma cosa vuoi dire? 2D semmai. Vabbè, se scatta facciamo finta che è la versione... La versione PlayStation. Quanto mi dà fastidio, guarda, mi dispiace veramente tanto. Qua mi fa impazzire che puoi sparare sotto e sopra i buca, cioè... Questo è uno dei livelli più belli, secondo me, anche come scenario. Rocket Lang, no? Mamma mia! Ok, ne arrivano altri due di questi. Perché il pilota muore subito, no? Ma i missili continuano... Continuano ad andare. Qua c'è stone o c'è solo su lì? Madonna, ho preso un colpo perché stavo fa tutto per bene. No, solo sull'X qua c'è Stone, che è una roccia d'arancia. Comunque, dopo alla fine, quanto mi piace è quanto diventa notte, qui sembra una città italiana, tipo, o comunque europea. Qua dov'è che siamo, poi? Non so. Questo è uguale su Mighty Goose, hanno copiato sto tipo di carro armato che lancia le pallette così, così. Poi è un bello studio quello di Mighty Goose, la Blast Mode mi sa svedese, adesso sta lavorando, mi sono andato sul sito a vedere cosa hanno fatto, stanno lavorando al 2.
C'era un amico mio delle elementari, quando ci giocavamo, ci piaceva un botto il tizio che caricava dietro e c'era il fiatone, per come, capito? Ah, sono in guerra, dannato, tutto recitato così. Muoio, sì, sicuro. Eccolo, lo slug player. Tanto anche su Mighty Goose uguale, c'è lo slug flyer uguale. Andiamo avanti. I bazookatori subito, sono sempre i più forti del gioco. Bisogna sapere usare anche la mitragliatrice, perché con delle inclinazioni particolari. Dammi un missile. Via. Oh, torna indietro, qua è matto. Oh! Anche qua boss poi copiato da Marvel. Mighty Goose ha preso un bel po'. Appena brilla. Qua la hitbox, va bene, ci ho preso bene. Che sto schiacciando anche i missili, che li devo usare il più possibile. C'è anche lei, questa qua c'ha un nome particolare. Adesso lei va giù. Ah, c'è il gas, cazzo, devo conservarlo. Poi c'è il solito trucco che io apro il cockpit. No! Perché non me la lanciate le bombe? Bello, quanto mi piace. Io sono arrivato a 31 follower su Twitch, mi raccomando, se state guardando da YouTube, se vi garba, anche se non so toscano, però se vi garba aiutarmi in questo progetto, mi fa molto piacere. Che ormai io comunque non mollo, adesso non so se fare October SNES perché è impegnativa, magari facciamo pochi episodi ma fatti bene. Poi volevo farvi vedere qualcosa sulla PS1 perché Armored Core, non lo so, vediamo. E anche sta soundtrack che me l'ascoltavo sempre da piccolo, bellissimo, un po' cinese, orientaleggiano. Qua si distruggeva tutto, anche roba. E qua che diventavi big, sì. Diventando cicci, perché non so se si può dire. No. Guarda, i ravioli al vapore. Però vedo, quando sei ciccio non fa l'effetto machine gun che posso colpire in diagonale, che è una delle feature che preferisco. Per prendere lui com'è che devi fare? Devi fare così e così, vero? Ok. Basta le
Rocket Launcher Ciccio è bellissimo. I Chubby Rocket. Che sono anche a ricerca, perché ancora non esisteva l'Enemy Chaser. E qua c'erano dei pozzi, se non sbaglio, sull'X. Sì, ma vai, ho sbagliato a colpire anche. Ma lui scendeva così. Anche guarda che bei proiettiloni, belli cicciotti. Qua c'è un elicottero, sì. Oh Madonna, oh. Manco ci giocassi tutti i giorni. Oh, però bifido lui, eh. E questo si poteva spaccare, no? Sono ancora il secondo credito, può essere. L'aereo, bellissimo. Fattibile, One CC, boh. Sì. Sicuramente più di altri giochi. Tutto è fattibile, One CC. Poi dico, quando uno si domanda se è fattibile, fattibile per gente che magari non ci vuole stare tutto il giorno, boh. Mi ha colpito il sui bazzucchieri priorità. Armor Piercer. Non l'ho preso. Mamma mia, occhio. Non c'è uno che mi dà il gas, per piacere. Qua già sull'X, quanto mi piace il gradiente, che gradiente bello del cielo. Comunque questo è il penultimo episodio, o terzo ultimo, perché bisogna capire, c'è un mio amico, viene lunedì, facciamo un gioco molto fico. E domenica in teoria puntata a 4 giocatori, facciamo un bel picchio di esperimento a 4 che ho sapientemente selezionato. Se invece vengono solo in 2, ne scelgo uno da 3 giocatori. Devo capire quale però. Perché uno farne uno da 4 a 3 non mi va. Comunque c'è il trucchetto, sì. Fa l'animazione è tipo dei pixel gialli, vuol dire che le scintilline gialle vuol dire che stai effettivamente distruggendo qualcosa. Qua c'è un trucco per sparare l'armor piercer fatto bene. Che è stare così e lo spara in diagonale, vabbè, per farvi vedere sta cosa, chiaramente siamo. No, no, vabbè. No!
Che rogna. Poi questo è facile perché no. Ho sbagliato, però vedi, se stai nel momentum particolare. Vabbè, sono stato abbastanza scarso. Siamo arrivati al terzo credito, va bene. Fammi scrivere qualcosa in chat, tipo, giusto per vedere se funziona. Oh. Ah, qua c'è il trucco, aspetta. Che se le macchine esplodono verso l'alto. Oh, lo sprite della 500 di Metal Slug, quanto cazzo è bello. Ora che diagonalone che mi ha fatto. In uno dei tipo 19esima strada qua c'era un trucchetto, mi ricordo. Guarda, c'è dell'infame che non lo riesce a prendere. No, adesso. Fortuna che c'è sto rallentamento, se no. Oh, poi la versione censurata perché c'è il sangue bianco, vabbè, ma questo era ovvio. Qua c'era qualcosa? Boh. Ah, tipo, sì, si sparavi lassù, tipo. Madonna, è impossibile. Madonna, adesso c'è da spaccarsi le mani con la metropolitana, per chi si ricorda. Laser gun. Loro stanno bassi perché sanno che c'ho il laser gun. È incredibile, ho sbagliato.
squadra da mettere l'autofire, se no mi sbrego il dito. Ah, poi ti fanno trovare. Sbagliato, caspiterina. Adesso ho bloccato, non potevo camminare. Si può camminare? No. Sì, un po' sì, però. Oh, cazzo, neanche Rocket Lancer l'ha fermata. Adesso ne arriva un ultimo da sinistra stavolta. No, sempre da qua. Vedi, c'è lo sprite della bomba che praticamente ti rimette la granata. Ah, ok, volevo dire quante ce ne voleva. Differenza c'è tra bomb, ti ricarica qualsiasi tipo di granata che hai, mentre la granata quella lì ti fa tornare la granata standard se per caso ne hai presa una particolare. Ed eccoci qua. Il 5 settembre, cos'è che è successo? Ah, il grande droid Bishop che mi ha seguito. Esatto, questo invece ti rifornisce della carica attuale che hai. E qua comincia a diventare un po' weird il gioco. Guarda l'animazione che è bellissima. Questi esplodevano, no? Cioè sì, se sì, tipo quelli rossi. A me non piace troppo sto effetto arcobaleno della laser gun, potevano fare un colore solo, non so, mi sembra. Non mi piace mai quando c'è il colore cangiante. Ah, ok. No, perché ho visto che uccidendoli non esplodevano, ho detto, ma allora se li accoltelli invece. Si vede che quello aveva già cominciato l'animazione. Tipo, ma l'ho rischiato proprio per capirci. Tipo, quello. Ho rischiato. Tipo adesso, vabbè. Poi abbiamo anche il Super Vehicle 001. Comunque sta volando, perché il tempo che è finito, poi non so, basta, finito.
Wow, quanto mi piace questo rumore. Vedi, stavolta ho schiacciato non contemporaneamente. No, dai, mi ha preso alla fine. Dai, dammi il glue, mi dava il gas, però, infatti. Gas, 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 I wanna step on the gas tonight. Dai, let's go. Armor piercer, qua conviene sparargli armor piercer, perché adesso mi... perché il nostro boss... Ah no, i normal infatti mi dà, giustamente. Vuoi vedere se ci entra? Sì, perfetto. E dai, ma questo come lo eviti? Vabbè, questo è salto, abbassato, abbassato. Madonna, poi c'ho lo shotgun che è un po' improbabile usare. Vabbè. E la hitbox qua non si sa, cioè nel senso dove devo andare precisamente. Cioè secondo me non è... Cioè vedi, vai qua, salti tipo qui e buonanotte sognatore, suonatore. Però tipo qui, dove, cosa dovevo fare? Mamma mia, vedi. Vabbè. Take no prisoner. Mission complete. Final mission, lunga una vita e mezzo sta missione. Ma dai, ho sparato. Cioè voglio vedere fin dove arriva, cioè come, cosa devo fare? Qua c'è bisogno di un timing particolare. Questi livelli in effetti sono quelli meno praticabili, diciamo. Vedi cosa intendevo con la diagonalizzazione. Ah, bello sto effetto delle machine gun, utilissimo. Tu fai questa
sventagliata dove scatta tutto. Comunque sta cosa che il MAME scatta con Metaslug è stranissimo. Poi, cioè, questo computer potrebbe girare, non so, Cyberpunk, non so, però che è tutto relativo, non è che se gira un gioco forte allora Metaslug gira, dipende dall'emulazione, no? Ah, come si chiama lui? Non mi ricordo mai. Quindi no, Raven, no. Come on, boy. Comunque dopo lo dice, mi sa. See you in hell. Ah, dai, basta. Come on, boy. Personaggio iconico poi di Metaslug. È che lui ti dà il colpo con i proiettili del suo M60, non so. No. Sì, stavolta viene mangiato dall'orca, sembrerebbe la fine per lui, ma non è vero. Perché dopo torna bionico. Poi la solita più grande scammata, ti dici gli voglio il mitra suo, in verità non è di machine gun, vabbè, ma ci sta. Ah, sta finta prospettiva è bellissimo, perché dovete capire che quando uno disegna anche in pixel art così è tutto relativo. Per esempio, io sto scorrendo come se andassi un po' in profondità con questo trick, capito? Lo scenario vedi che è un po' in profondità, poi sto andando sempre dritto fondamentalmente. È un'illusione ottica, no? Non so come chiamarla per chi non sa, però ci siamo capiti, vedi? Io potrei anche salire qui. Lui con questo effetto. È solo un po' un estero sto pezzo, perché ovviamente non c'è lo sprite che va verso lo sfondo, no? Però hanno voluto fare sto pezzo così, un po' in diagonale, bellissimo. Oggi poche visite, mi dispiace. Questa è una bella puntata, vabbè, la vedranno in differita. Questo è il sottomarino che abbiamo affrontato prima. C'è anche uno in costruzione. Oh, primi alieni? Attenzione. Mars People, cioè marziano. C'è anche su Neo Geo Battle Coliseum. È un personaggio selezionato. Poi i proiettili, cioè comunque i colpi della pistola, l'animazione dell'alieno fantastica. No, ma non ho capito cosa è successo, va bene. Take no prisoners.
No, non l'ho visto. Mi disp. Ah, forse mentre scendeva stava sparando e quindi mi ha colpito appena il proiettile si è generato nello schermo. Va bene, tutto molto chiaro, tutto molto chiaro. Troppa roba. Qua sinceramente... Ah, un laser gun. Deve sembrare una trollata. No, cazzo. Ho appena preso un laser gun. Madonna, velocissimi quelli blu. E roga, stavo facendo bene stasera. Ma ancora questa roba che quando scende spara. Non stavano sparando. Forse stai qua, vedi, usi il corpo a corpo su entrambi. Ma questo è fatto apposta, è tipo un, diventato un balletello, bullet perché è regolare, un bulletello. Con le formazioni tipo Space Invader. No, non è vero, non è bullettello, si scherza. Però come scendo non mi ricordano dove spara tutto tipo Galaga o Space Invaders. E lui? Devo finire prima questi. Non mi fai il trucchetto che scendi e spari. Oh, un'oretta siamo arrivati. Vabbè, tanto non so quanto vuoi che dura. Con 5 minuti di... come dire, di introduzione. Ah, poi siamo alla Final Battle, quindi ci sta. Morden ritorna. Però attenzione, viene tradito dagli alieni. Comunque il 2 è stupendo, però forse il 3, quando era uscito il 3 in sala giochi, dicevo no, lo devo emulare assolutamente, troppo bello, troppo troppo bello. Comunque c'è sempre la casetta come nell'uno. Allora, lui cosa sgancia? Proviamo a farlo bene. Questi sparano, ecco, già ne sono accumulati troppi troppi dischi. Mamma mia, oh.
Questo com'è che funzionava? Ok. Cioè appena vedi lo sprite blu vai via, chiaramente. Però poi ti davano qualche rifornimento. Allora sembra... Ma troppi, 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 troppi. Vabbè che... Oh, però adesso... Oh! Loro dovrebbero dare i heavy machine gun ogni tanto. Però yes. Invece mi dà lo porco. Sempre sulla scalinata, mi ricordo sempre così. Ok. Ah, poi è vero, se sei lì cade il tuo pupetto, esatto. Ma non è finita. Comunque avevo usato una decina di crediti. Cioè, avevo 14, ne avevo inseriti. E qua invece i soldati di Morden ci aiutano. Chissà se effettivamente gli fa danno vero, cioè l'astronave brilla quando... Vorrei sapere uno che magari l'ha esplorato meglio, magari con degli hack, se effettivamente quanto tolgono i soldati, ecco. Dei Morden all'UFO finale. Che poi questo è uno sprite incompleto, cioè se ti guardi, cioè finisce qui, non è che sopra è fatto in qualche maniera. Il 3 è molto bello, però sai cos'è che non mi piace? Il finale è troppo lungo, cioè la missione finale dura veramente un'infinità. Ti danno pure il Metal Slug. Sì, ma non fai in tempo a sconfiggere. Cioè sto tu... Ah, volevo fare il trucco che uscivo all'ultimo... No, ma alla fine mi ha colpito, non si sa. Di solito quando esci c'hai quel momentum di invincibilità, che è un trucchetto che usano chi vuole fare le ragno, non lo so, quello un po' particolare. No, questo non so perché davo per scontato, non so. Che stupido. Questo è stato proprio il... Sono andato contro il raggio finale così... mi dai le bombe?
Però che stolto. Ecco, adesso c'è la famosa scena presa da Independence Day, per chi l'ha visto, il primo Independence Day, bellissimo. Io già da piccolo l'avevo visto, infatti l'avevo capita questa. Dicevo, no, ma è come quel film. Con 11 crediti alla fine, ma anche di più secondo me. Ne ho messi più di 14, 16 forse. Mission all over. Ah, 12 continua, dai, onesto. Onesto, cioè onesto, insomma. No, dicevo, mi è stato. Non saranno contenti. Cioè, mi è arrivato il primo commento negativo di un certo tizio, ma io non so se è un amico mio in disguise. Cioè, con un nick fake, ma non penso perché ho visto che lì sei iscritto. Vabbè, non mi interessa. Però, boh, mi ha detto una roba che dici, vabbè, quindi che ci posso fare? Nel senso, ero a cena, mi arriva la notifica di YouTube. Ho detto, ma cos'è un commento? Sì, e c'era scritto, sei scarso. Nel video di Fatal Fury, ho detto, ma. Nessuno ha detto che sono il più forte. A parte che comunque, insomma, dai, l'ho rivisto, i primi pezzi li faccio tutti tranquilli, insomma, uno che non ci gioca mai, non è male, insomma, si vede che c'è una conoscenza del picchiaduro, vabbè, ma io comunque non mi devo giustificare, non ne frega niente, perché non sarà né il primo né l'ultimo, ma non mi ha offeso, ci ho fatto un po' di risate, io ero a cena sabato sera. E io ho una teoria adesso, dico, se tu al sabato sera attivamente vuoi scrivere un commento o è per trollare, se non so, per. O Takashi Nishiyama, magari. No, ma ho preso il dubbio, no, non c'entra niente. Vabbè. No, niente, era così, per curiosità, ma non me ne frega. Più ce ne ho meglio è, nel senso che fanno argomento, ecco, insomma. Non c'era un finale più complesso, no, solo nell'uno, forse o era la versione console dell'uno che c'era il soldato che lanciava l'aeroplanino di carta, vabbè. Ah no, ho sbagliato, volevo. Ecco, con questa schermata. Salutarci. Anzi, togliamo la pausa, vediamo com'è. E niente, questo era Metal Slug 2 Super Vehicle 001 slash 2, perché è il secondo. E dai, ci rivediamo presto per un'altra giocata. Speriamo in multiplayer in qualche modo. Dai, sono le ultime puntate. Tanto ancora è molto caldo, almeno qui da me, da voi, com'è, non si sa. Grazie per chi c'è, per chi c'è stato e per chi ci sarà. Ci vediamo alla prossima. Potete recuperare tutto su YouTube come al solito. E buona. Ciao ciao.